buongiorno, sono Matteo, siamo qua alla Galleria del Melograno per presentarvi la mia ultima serie di lavori che si chiama Silenzio e Materia. E questa serie, diciamo, si ispira alla parte silenziosa dell'universo e dell'uomo. In questa serie è proprio la materia che va ad esprimere, va a tirar fuori l'introspezione umana. E questa è una serie nuova, perciò nasce nel 2020 e nasce dalla necessità appunto di raccontare questa parte silente che è all'interno di ognuno di noi, passando attraverso proprio questa stratificazione materica. E anche l'uso dei colori, questi colori chiari, questi bianchi, grigi, sono colori che aiutano, diciamo, a ricreare questa dimensione sospesa. La particolarità anche di queste opere è che questi rilievi, venendo sfiorati in maniera diversa con la luce, cambiano in base all'ora del giorno, alla luce si viene proiettata direttamente o lateralmente, perciò prendono effetti diversi e cambiano in continuazione. Questa è anche un'altra caratteristica particolare. Come mai il nome Matero? Perché questo non l'hai mai spiegato. Il nome Matero viene un po' dalla distorsione del mio nome, che è Matteo, però in realtà vuole raccogliere un significato più profondo, cioè la materia, parte proprio da quella. Parte da questa materia, che è una parte consistente, che è intangibile in tutte le nostre vite, che però esprime profondamente, alla stessa maniera esprime la materia, ma allo stesso tempo riesce ad esprimere anche una spiritualità profonda e fa capire che c'è qualcos'altro oltre a questa materia di cui siamo attorniati. Ed è questo il concetto, il nucleo fondamentale su cui io lavoro.